Ciao e benvenuto all'interno di questo secondo video che ho deciso di creare in memoria di Marco De Veglia. In realtà è una serie di video che ho deciso di fare per onorare la sua memoria, visto che è scomparso purtroppo 10 giorni fa. Marco era un grande formatore, un grande consulente marketing e ha scritto un libro fantastico che è questo, Zero Concorrenti. In questi video ho deciso di leggere alcuni passaggi, svilupparti i capitoli, spiegarti i concetti del posizionamento che lui spiegava, del brand positioning, per te specificatamente che hai una ferramenta e una rivendita. Quindi il consiglio è riguardare questi video, se non hai visto il precedente riguardalo perché è più importante, è il primo, è quello che riguarda l'introduzione, la prefazione, il consiglio di avere il libro con te e di acquistarlo. Io non vendo il libro, non faccio pubblicità, non ci guadagno nulla, infatti non trovi il link, vai su Amazon, vai su internet, trovi Zero Concorrenti, come usare il brand positioning per differenziarti e farti cercare dei clienti, quindi una promessa molto importante, e lo compri e lo leggi, ti consiglio di farlo. Perché sono 20 euro neanche ben spesi per l'acquisto di questo libro. All'inizio di questa playlist, nel primo video, ti ho parlato di alcune, diciamo, dei concetti principali dell'inizio del libro. Voglio riassumerteli brevemente prima di andare avanti, perché oggi tratterò il primo capitolo. Quindi io ti spiegherò questo libro, parlerò di questi concetti, parlerò del posizionamento spiegato nel libro, adattandolo poi al marketing della tua rivendita, della tua ferramenta, della tua attività. Quindi, dicevo, Marco De Veglia era considerato il più grande esperto di brand positioning, di posizionamento, più semplicemente diciamo per noi, in Italia. Una delle prime cose che dice è quello di definire il contesto competitivo, trovare l'idea differenziante, testarla e poi creare e mettere in atto il tuo brand positioning, il tuo posizionamento. Questo era il punto di partenza del concetto, del lavoro di Marco De Veglia. Poi nella prefazione ti ho spiegato come Jack Trout, che è insieme a Hal Reese il fondatore del posizionamento, parla del fatto che per fare marketing ci vogliono i soldi, cosa vera, ma il positioning è a disposizione adesso da un punto di vista mentale, concettuale, per tutti noi, anche a prescindere dai soldi, perché è un lavoro che sembra anche facile in qualche modo. Nel capirlo sembra facile accettarlo, ma poi realizzarlo diventa effettivamente complesso. Queste sono le cose principali che troviamo nella parte iniziale del libro. Nell'introduzione Marco ci ricorda che in questo libro risponderemo alle domande: che cos'è il marketing, come fare marketing, quale messaggio usare. Io risponderò a queste domande caratterizzandole sempre nel nostro settore, quello delle ferramente e delle rivendite. Ci saranno anche delle case history, degli esempi. Ce n'è uno in particolare che è proprio di una rivendita edile che lui ha curato, come tante, insomma, attività commerciali che ha gestito, insomma, che ha curato, per il quale ha fatto appunto il posizionamento. Il primo capitolo, quindi pagina 23 del libro, che ti invito ad aprire, appunto, come vedi, l'ho massacrato, l'ho utilizzato, l'ho letto e l'ho riletto tante, tante volte. È che cos'è il brand positioning? Ok, quindi che cos'è questo concetto? Innanzitutto, come dico sempre, per te che è una rivendita, che è una ferramenta, non preoccuparti di parole come brand positioning in inglese, posizionamento del brand, posizionamento di marca. Posizionamento, poi adesso ti chiarisco anche con degli esempi cosa si intende per marca, qual è la marca? Tu hai una rivendita, come fai a ragionare in termini di marca, magari di quello che vendi, non so, una serratura di una marca, un fissaggio di una marca, no, adesso capiamo che significa per te brand positioning, che significa posizionamento della tua rivendita. Quindi, prime definizioni semplici, chiare per capirci. Il brand positioning è la strategia di marketing più utilizzata, dice Marco, e riconosciuta fondamentale dai massimi esperti del settore, ma è ancora sostanzialmente sconosciuta. Questo è vero, perché per quanto Marco abbia impattato con migliaia di persone, forse decine di migliaia, rispetto alle milioni di attività che ci sono, non c'è ancora questa bella conoscenza di questa materia che invece è fondamentale. Ed è un'attività di marketing, attenzione a questa definizione, che mette la tua brand nella testa del potenziale cliente in una posizione ben specifica e in quanto più possibile predominante. Ora andiamo a vedere il discorso del brand, no? Però io ti dico già da subito che per brand, nel tuo caso, che hai un'attività che si chiama ferramenta col nome oppure rivendita edile, è quello il tuo brand, è la tua attività. Ora lascia stare il nome che magari non è esattamente brandizzato, cioè non risponde chiaramente a dei canoni, poi vedremo, parleremo anche di questo. Ma per brand, nel nostro caso, nel caso di attività commerciale, di rivendita, è la tua attività. Quindi se tu hai un'attività che ha un nome, un cliente, si chiama Coffert, per esempio, ecco, il brand positioning che io sto sviluppando per la Coffert pone la Coffert, quindi il brand Coffert, prodotti siderurgici in questo caso, come primo nella mente del potenziale cliente. Ok?
Quindi diciamo che il brand positioning agisce su quelle che sono le decisioni di acquisto del tuo cliente. Questo è importante, perché il tuo cliente per comprare da te deve prendere delle decisioni, no? In base ad una serie di criteri e di parametri. Il posizionamento, questo concetto, agisce su queste decisioni ed è uno strumento per combattere e vincere la battaglia di marketing nella mente. Iniziamo già a capire qual è il luogo, no, dove agisce questo brand positioning, questo posizionamento? Non agisce nella tua attività, nel tuo ufficio, davanti al tuo cliente, no? Agisce nella mente del cliente, perché è un concetto, perché è una attività che lavora sulla percezione forte del tuo cliente, che ha della tua attività e dei tuoi concorrenti soprattutto. Il concetto di concorrenza è fondamentale. La definizione si estende dicendo che tutto questo che facciamo e che diciamo sul posizionamento si fa ed è rispetto alla concorrenza. Questo è un po' il discorso, diciamo, iniziale, le primissime definizioni basilari del brand positioning. Poi Marco ricorda un po' a tutti noi come nasce il brand, no? Questa è anche una storia simpatica, carina, molto interessante. Uno pensa che il brand nasca dalle industrie, dalle aziende, dalle attività multinazionali. Allora, diciamo che dagli anni 80-90 questa filosofia, questo concetto, questa cultura, questa letteratura di marketing è stato ampiamente utilizzato dai grossi marchi, dai grandi brand, dalle multinazionali. Questo è vero, ma non nasce così, nasce dalle mucche. Ma come le mucche? Sì, le mucche decine e decine di anni fa dovevano essere marchiate per brand, appunto, marchiate per differenziare una mucca che era uguale a quella del pastore, insomma, della persona che gestiva le mucche di fianco alle varie fattorie, e quindi bisognava dividere le mucche, bisognava distinguere, differenziare appunto le mucche. E quindi nel libro leggerai la storia in cui Marco va in qualche modo a spiegare come venivano fatto questo lavoro, cioè venivano marchiate le varie mucche appunto con il nome della fattoria di chi in qualche modo aveva la proprietà della mucca. Quindi con questo nasce il brand. Pensa, non BMW, Mercedes, che poi ci sono degli esempi su BMW e Mercedes per cominciare a caratterizzare e a far capire il brand, non i grossi marchi, bensì le mucche. Quindi, questo è un po' un discorso legato al brand che nasce in questo modo qua. Ma a noi interessa il concetto di posizionamento, non il positioning, che in qualche modo Marco va a estrapolare dal brand positioning, perché parla del brand e parla del positioning, giustamente. A noi ci interessa in concetto generale e capire questo concetto di posizionamento, no? Come lo spiega lui, e cioè come modello mentale per descrivere come operano le nostre scelte quando dobbiamo valutare una brand. Cioè, il cliente, nel momento in cui sceglie, decide di venire nella tua ferramenta, nella tua rivendita, deve fare una scelta, deve operarla, no? E deve ragionare rispetto a cosa? Deve dire perché io devo entrare in quella ferramenta e non in un'altra, che magari è distante 2 km. Perché devo acquistare? Tutti i concetti legati magari da te che hai una rivendita di materiali edili e non a quello a 10 km. Ora, tutti quei concetti legati alla simpatia, all'empatia, all'abitudine, certo che hanno funzionato, hanno creato alla fine anche un posizionamento all'interno della mente, ma oggi non sono più sufficienti. Non sono più sufficienti per mille motivi che qui non voglio spiegarti, perché alla fine questo non è un corso, questa è la spiegazione del libro di Marco De Veglia, come dicevo, Zero Concorrenti, per te che hai un'attività. Ma in generale, poi se troviamo delle cose le spieghiamo. In generale, tu devi avere un'altra cosa, che è quella che Marco dice all'inizio, che poi sviluppiamo, non so già se in questo capitolo o poco dopo, e cioè l'idea differenziante. Tu devi avere una vera e propria idea differenziante, poi vedremo quali sono, di quali tipi, quali sono applicabili al nostro settore, no? Che ti posizioni differentemente rispetto alla concorrenza e che favorisca la scelta del cliente verso di te e non appunto verso la concorrenza. Perché? Perché Marco poi spiega che il modello mentale funziona in due modi. C'è un primo modello lanciato, diciamo, negli anni 80 da Olrice e Jack Trout, che è un modello, per l'amor di Dio, ancora valido, che è spiegato nel libro Positioning, The Battle of Your Mind, Posizionamento, la battaglia per le vostre menti, e cioè che c'è una scala dei brand, una scala, il cliente ha davanti a sé una vera e propria scala con dei pioli, no? Della scala stessa, dove in alto è posizionato la prima attività da cui lui andrebbe, la prima, che okay. Vado in quella ferramenta da sempre, perché poi se non ce l'ha vado dalla seconda, poi la terza, poi la quarta. Questo è posizionamento. Sai benissimo che i tuoi clienti ragionano così.
in tempi moderni, diciamo così, un concetto un pochettino più utile e da capire come esempio non è tanto una scala, bensì la montagna. Una serie di montagne, Marco fa degli esempi di montagne, ogni montagna è una categoria, per esempio nella categoria degli specializzati nelle serrature, tu sei il numero uno, quindi sulle serrature, quindi sulla montagna delle serrature, tu come la tua ferramenta, la tua rivendita sei il numero uno. Nel ferro, tu nella tua città, ce ne sono quattro, sei il numero uno, quindi nella montagna dei prodotti siderurgici del ferro tu sei il numero uno, e così come tutti gli altri settori merceologici, microsettoriali, macrosettoriali. Poi bisogna capire, le categorie sono infinite, le categorie possono essere anche create. Ora noi non andiamo a fare chissà quale tipo di creazione nel nostro settore, ma andiamo comunque a creare un'idea differenziante e una specializzazione che spesso magari mette in luce, mette in evidenza quella montagna di specializzazione, quel settore in cui guazzavano un po' tutti, il settore legnario, ognuno vende qualcosa nel legno, un po' di qua, un po' di là, un po' la ferramenta, un po' la rivendita. No, tu sei lo specialista del legno, la montagna, ti posizioni sopra la montagna di legno e sanno che nella tua zona, nella tua città, nella tua rivendita devi essere il primo, sei il primo, vengono da te. Questo è posizionamento, questo è creare un posizionamento e poi attirare le persone. Scopriremo come farlo piano piano con questo, spogliando, leggendo e spiegando questo libro che sto seguendo pari pari. Quindi, ovviamente, il concetto è essere primi, no? Quindi fare brand position, fare posizionamento, significa mettere la tua brand, la tua attività, il nome della tua attività, la tua rivendita, in cima alla scala del brand o in cima alla montagna della categoria, nella mente del potenziale cliente. C'è sempre da aggiungere quel concetto rispetto alla concorrenza. Certo, questo lo fai non a caso, non perché lo dici tu, ma perché oggettivamente sei o fai o hai una cosa che rispetto alla concorrenza ti pone in quel modo, cioè ti pone così in alto. Quindi poi lui ti chiede: ma in quale categoria appartieni? In quale categoria competi? E qua cominciano ad esserci problemi gravi, perché se tu hai una ferramenta generale in una città come Forlì, dove ce ne sono 40, e come fai a metterti in cima alle ferramenta? Insomma, non è mica facile. Beh, se tu invece hai una rivendita di materiali edili in un paesino dove sei il solo e intorno c'è il deserto, è più facile in qualche modo, no? A questo punto tu dovrai attirare dei clienti che vengono da fuori o fare altre cose. Magari il lavoro puro di posizionamento è diverso. Quindi dobbiamo capire come se... Le condizioni iniziali sono sempre fondamentali. Da dove parti? Qual è la tua categoria? Quale categoria puoi appropriarti? Di quale categoria ti puoi appropriare? Magari c'è uno spazio vuoto in una specializzazione, in una differenza, puoi metterti lì, puoi creare un messaggio, che poi si creerà un messaggio, che ti posiziona lì. E poi lo devi comunicare in mille modi. Adesso qua non si parla di comunicazione, si parla più verso la fine del libro. Ma io ti preannuncio che poi, una volta creato il messaggio, dopo qualche settimana di ragionamento, trovi questo messaggio differenziante rispetto alla concorrenza che penetra la mente del cliente, poi lo devi comunicare online e offline con decine e decine di supporti. Poi Marco va avanti con una definizione interessante di che cosa sia un mercato, no? Questo lo fa per chi in qualche modo sta creando le attività, cioè quando esiste un gruppo di clienti raggiungibile con strumenti di marketing che ha un bisogno che tu soddisfi con il tuo prodotto e che ha l'intenzione e i prezzi per acquistarlo. Questo è un pochettino un discorso. Ma perché scervellarci così tanto per fare brand positioning? No, è un paragrafo importante di questo capitolo. Ma perché dobbiamo mettere in atto questa strategia differenziante che ci posiziona come primi nella mente del cliente potenziale rispetto alla concorrenza? Perché dobbiamo farlo? Per un motivo molto semplice. Se non sale brand positioning, perché c'è una enorme offerta di prodotti, di attività, nel tuo caso, semplice, nel nostro caso, di prodotti. Quindi c'è una mole immensa di messaggi pubblicitari. E come ti fai a differenziare? Come fai tu a uscire fuori da questo se non hai un puro messaggio di posizionamento? Se stai lì e parli come tanti, volantino, serratura 10 euro, l'altro serratura 9,90, l'altro serratura 10,10 euro, tassello. Tassello 3 euro, tassello 30 centesimi, e tu vai con 29 centesimi o con 31 centesimi. Oppure il ferro, nessuno fa i volantini sul ferro, meno male, almeno quello, sono una delle poche cose buone di settori come con materie prime o semilavorate. Però per dirti, ma come fai a differenziare il ferro? Non riesci a differenziarlo in termini di prodotto, perché è difficile, tranne qualche prodotto. Io sto lavorando con un cliente che ha una lamiera in corten o corten, beh, un articolo particolare, riusciamo a fare del marketing sulla lamiera in corten o corten, ok? Mentre invece sul tubolare zincato 40x40, no,
sulla calce, no, sulla pietra delle materie, no, sul legno più scemo che c'è, no, ma riusciamo a mettere una specializzazione, magari una serie di prodotti che non ha nessuno, quelli sì specializzati, magari di ferramenta, un articolo basta, una gamma. Oppure riusciamo a creare qualcuno addirittura che fa un po' di lavorazione e brandizza dei supporti, per esempio, è un commerciante del settore legno che si fa fare una serie di supportini in alluminio o in ferro che sono attaccati, sono utilizzabili per questo legno e li può brandizzare per il legno che vende, per tenere il legno insieme, se li ha fatti fare lui, li vende a un certo prezzo. Quello sì è brandizzabile, quindi è marketizzabile, quindi crei un messaggio e poi lo comunichi, ok? Ma non puoi farlo su un articolo così che hanno tutti, cioè fare il marketing sulla serratura di quel marchio o quell'articolo che hanno tutti, lo vendono tutti e 30, tu esci con quel volantino, è assurdo. Quindi c'è troppa informazione, il messaggio posizionante ti aiuta appunto a differenziarti. E ovviamente c'è molta più informazione rispetto ai 10, 20, 30, 40, 50 anni fa. E c'è anche uno span di attenzione molto basso. Cos'è lo span di attenzione? Molto spesso tu vedi che i clienti sono distratti, magari scrivi una cosa, non la leggono bene. Tu stesso, se vai su internet e leggi una cosa, ci dedichi 5, 10 secondi, 15 secondi. Quindi devi anche essere veloce. Non è che qua stiamo cercando di creare un messaggio differenziante che duri boh, 2 pagine, no, il messaggio differenziato è un messaggio, 3 righe, 4 righe, 2 righe, insomma, non so se mi spiego. Quindi conciso, breve, forte, specializzato, determinato, unico, che prende la testa del cliente, che prende la mente del cliente, che lo legge e dice, ah cavolo, questi sono clienti così che hanno fatto un certo tipo di lavoro. Vedremo poi degli esempi. E quindi, troppi prodotti, troppa comunicazione, il settore merceologico è impazzito, è immenso, troppa concorrenza, poi c'è l'online, ecco perché devi fare brand positioning o in generale, o più specificatamente, posizionamento. Anche perché c'è un problema specifico legato proprio alla mente. Marco poi vai nel dettaglio di quello che è il problema della mente, no? Ancora più cerca di spiegarci e fa bene, perché poi a molti di noi, mi ci metto anche io, no? Che poi, almeno, alla fine sono almeno 12-13 anni che mi occupo di questa materia e che leggo, che studio questa materia, non ho bisogno di essere convinto, ma è sempre bello leggerle e noi consulenti in qualche modo dobbiamo aiutarti a capire questi concetti. La mente è limitata, e la mente odia la confusione, la mente odia cambiare, e questo è un problema nel momento in cui tu fai un posizionamento sbagliato o non sei posizionato e sei come gli altri, ed è quindi quale sarebbe il motivo per cui il cliente deve venire da te? Ecco, questa è la domanda che puoi farti per capire se e come ti devi posizionare, perché il posizionamento ti serve, perché il cliente deve venire da te e non dai concorrenti. Le solite motivazioni non valgono più: la simpatia, l'empatia, l'abitudine. Io ho molti clienti che mi dicono per abitudine, bene, quando cambierà questa abitudine? E se succede che gli fai un errore, lui si arrabbia, perché soltanto chi non sbaglia, chi non lavora non sbaglia. Se la prende, magari pensa che te sei stato scorretto con lui, come fa lui a ritornare da te? Perché se non sei posizionato più nella sua mente. Questo è un problema che bisogna risolvere. In che modo? Marco dice con un concetto. Quell'idea differenziante che ti dicevo prima, quel posizionamento parte da un concetto che tu dovrai sviluppare. Dovrai capire il perché, è una cosa forte, semplice e anche comunicato in maniera molto semplice. Non è che dobbiamo andare a trovare chissà che cosa. Ripeto, farò degli esempi. Adesso te ne preannuncio uno, poi lo ripeterò. Il mio cliente, per esempio, comunica che ogni giorno della settimana ha la sua zona di consegna, perché quella categoria, quel settore, in quell'ambito la gente consegna quando gli pare, non c'è mai la consegna garantita, non c'è il giorno garantito. E lui dice, siamo in una regione divisa per zone, ogni giorno della settimana ha la sua zona di consegna, punto. Questo è il messaggio. Vedi com'è forte, semplice, chiaro, è una promessa, la devi mantenere. E se non la puoi mantenere non lo puoi dare, ti devi organizzare. Puoi dargli un margine di errore, ma ti devi scusare, glielo devi ripagare. Cioè, mi spiego, il marketing è un amplificatore. Se tu amplifichi una balla, sarà una balla gigante e quindi troverai peggio. Quindi devi essere anche un'azienda, un commerciante, una rivendita in grado di sostenere questa cosa qua. E qui c'è poi la scrematura tra chi lavora tanto per lavorare e chi invece lavora per fare business, come sono i miei clienti praticamente.
E quindi il brand positioning quindi va in qualche modo a risolvere questi problemi, va a dare la possibilità di essere più credibili, di essere più forti, di sviluppare praticamente un messaggio preciso, sintetico, significativo, memorabile, ok? In modo che il cliente lo possa ricordare nel momento poi in cui venga ribadito in continuazione. E questa è un po' la conclusione di quello che è il secondo capitolo, che finisce a pagina 41. Siamo concorrenti di Marco De Veglia, il secondo capitolo nel quale appunto lui ricorda in conclusione che serve il brand positioning a distinguere e a far ricordare la tua brand, quindi in questo caso la tua rivendita, da un potenziale cliente sovraccaricato di informazioni. Chi sei, cosa fai, perché sei diverso dai concorrenti. E grazie a questa differenza rappresenti la soluzione migliore. Quindi io, magari può sembrarti ovvio tutto questo. Sì, ma una cosa è poi pensarlo, una cosa è metterlo in pratica, e una cosa è poi iniziare a comunicare questa cosa. Intanto pensaci, perché posso garantirti una cosa, che il 90% dei tuoi concorrenti non ha idea di questo di cui stiamo parlando. Il 90% dei tuoi concorrenti non è posizionato, è un generalista. Il 90% di conseguenza, nel momento in cui tu applicherai questa strategia, avrà un colpo, cioè sentirà che tu, concorrente, ti sei specializzato, hai avuto questa differenziante e quindi nel giro di 6 mesi, 1 anno, 2 anni, tu ti posizionerai e lui no. E quindi in qualche modo tu avrai un vantaggio competitivo. Va bene, prossimo video parlerò del secondo capitolo e vediamo se il secondo è anche il terzo. Comunque il secondo è parliamo di marketing. Ciao, buon lavoro e a presto.